il sindaco delle persone è lo slogan ideato da Massimo Seri, candidato del centro-sinistra per le prossime amministrative. A breve verrà inaugurata la nuova sede elettorale. Grazie per essere anche questa volta numerosi a questa iniziativa. Come 5 anni fa ci ritroviamo ad inaugurare una sede. 5 anni fa eravamo numerosi come oggi, ci trovavamo qualche 200-300 metri più a nord, ma l'entusiasmo e la motivazione che ci aveva spinto lo scorso anno ce la ritroviamo anche oggi. Voglio iniziare subito con un ringraziamento, se mi consentite. È una bella sede, ma è il frutto di volontari e di volontarie. Abbiamo fatto tutto con il volontariato. Allora, quando ci sono persone generose che mettono il cuore oltre l'ostacolo e insieme costruiscono qualcosa, vanno ringraziati. E il primo ringraziamento è anche un applauso per coloro che hanno lavorato per sistemare la sede. Siccome siamo poveri, non siamo ricchi, dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare. Perché inauguriamo una nuova sede? Intanto perché è uno spazio per ritrovarsi, è uno spazio per incontrarsi, è uno spazio aperto per partecipare. Perché io parto dal presupposto che quando si decide di amministrare una comunità, una città, bisogna partecipare, bisogna condividere e bisogna costruire insieme un percorso, un progetto di una comunità che ci appartiene. Allora è un'occasione per essere partecipi, per aiutarci a confrontarci. Qui ci si troveranno i candidati, ci sarà il sindaco, candidato anche sindaco, per confrontarci sulle nostre proposte, ma anche per raccoglierle delle altre. Fra l'altro abbiamo lasciato anche degli spazi bianchi proprio per il contributo spontaneo delle persone. Una nuova sede perché mi ricandido. No, lo dico ad alta voce perché anche ieri una persona mi ha chiesto: ma sindaco, si ricandida per le prossime elezioni? Gli ho spiegato sì, e oggi con questa inaugurazione lo diciamo ad alta voce per il corso, così non ci sono dubbi. Se rimassimo, si ricandida per i prossimi 5 anni a guidare la città di Fano. Perché ho e abbiamo deciso di proseguire questa esperienza, perché siamo convinti che in questi 5 anni abbiamo fatto un buon lavoro. Forse non l'abbiamo comunicato bene, però è un po' una caratteristica della nostra gente, che è una gente laboriosa, che pensa all'obiettivo, al risultato e meno all'apparenza. Però sappiamo che siamo in una società che quando non si comunica una storia non esiste, allora è giusto anche migliorare la comunicazione. Ultimamente ci siamo migliorati, abbiamo iniziato a raccontare, ma soprattutto a ribattere a falsità e bugie che purtroppo troppo spesso si sentono e si ascoltano. Buonasera a tutti, io, per chi non mi conosce, io sono Alessia Di Ronomo, come appena detto Massimo, un avvocato all'interno della Saipem di Fano. E all'interno della stessa onda del sindacale, questa è una serata speciale per me, molto speciale, e lo è solo esclusivamente per un motivo, e cioè che non potevo non credere in una Fano migliore per me e per quelli come me, e voglio farlo sostenendo con la mia massima fiducia e sostegno ma una persona eccezionale come Massimo Seri. Massimo Seri ha tutti i requisiti idonei per ricoprire ancora una volta il ruolo delicatissimo del sindaco di Fano. Massimo è una persona corretta, affidabile e sensibile. La sensibilità è questa la qualità maggiore e mi ha colpito di Massimo, quasi mi commuovo, perché vivendo in una città come Fano e guardandomi attorno nelle realtà circostanti, io rappresento una parte del mondo, ma che parte della società stessa. Bene, io sono qui con Massimo per dire che se devo pensare a due parole per i miei coetanei, per la mia generazione, dico futuro e speranza. Questa amministrazione ha portato queste due parole come perno, come fulcro di questi 5 anni e credo che sia giusto continuare così per altri 5 anni. Un importante intervento ha fatto poc'anzi a sostegno del candidato sindaco. Sì, ho ricordato che questo sindaco e questa amministrazione ci sono stati per noi giovani,
per i ragazzi che sono i fanesi e che saranno i fanesi di domani. Futuro e speranza, appunto, che sono stati il perno e il fulcro di questa amministrazione. Noi ragazzi ci saremo, saremo protagonisti, saremo coinvolti come lo siamo stati in questi 5 anni e lo vorremmo essere anche i prossimi 5 anni. Quindi ci saremo, saremo con Massimo Seri per questa nuova candidatura e i giovani sono con lui. Anche per questa, la prossima legislatura, la candidatura di Seri, ovviamente consigliere che appoggia pienamente la candidatura del futuro sindaco. Assolutamente sì, è stato un ottimo mandato amministrativo, è stata anche una bella esperienza per me personalmente come consigliere comunale e per noi come gruppo di Noi Giovani. E abbiamo portato il nostro contributo all'interno di questa città, abbiamo voluto portare nuove idee su come amministrare una città e ci riproporremo nuovamente con Massimo Seri perché ha fatto un ottimo lavoro e vorremmo continuare questa esperienza con lui. Una forte presenza di giovani a sostegno del prossimo candidato sindaco. Questo è già una notizia. Se sono tanti giovani intorno al sindaco vuol dire che qualcosa ha fatto questo sindaco in questi 5 anni. Proprio per questo, come Giovani Democratici e come gruppo di giovani, sosteniamo il sindaco perché vogliamo altri 5 anni di fatti e di opere per questa città, per i giovani e non solo. Io credo che un sindaco che ha operato come ha operato Massimo Seri sarebbe un peccato che non riprovasse, non si misurasse con la pubblica opinione. Sono stati 5 anni in cui si è prodotto molto, la città è cresciuta da tutti i punti di vista perché la visione un po' troppo ridotta all'interno delle mura aveva chiuso tantissimi canali e la città risentiva un po' di questo. E oggi invece è una città che può con forza guardare intorno e poi è una città che si è abbellita, ha ripreso un prestigio internazionale, ha rimesso mano a iniziative forti. Per esempio ha fatto una di due società, un'unica società, l'ASET, che è diventata una società, diciamo così, multiservizi, molto forte, patrimonializzata, ben gestita. Cioè è una città che è cresciuta indubbiamente. Ed ecco che sono in compagnia del candidato sindaco Massimo Seri. Iniziamo questa intervista con la motivazione con cui è stata aperta la nuova sede elettorale. Abbiamo aperto una nuova sede tanto perché mi ricandido e questo è un momento formale, ufficiale, anche per farlo sapere a tutte le persone, perché anche ieri mi è capitato che una persona mi chiedeva se mi sarei ricandidato. Lo faccio con lo stesso entusiasmo di 5 anni fa, con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro per la città e che non è cosa di poco conto. La sede è un momento, avere una sede è un luogo importante, è un luogo aperto, è un'occasione di incontro, di confronto, ma soprattutto è anche un modo per far partecipare la gente e che possa rendersi protagonista insieme a me per costruire la città dei prossimi anni, come abbiamo fatto in questi 5 anni. È un luogo per tutti, per cui è un momento bello, devo dire tantissima gente e questo mi rincuora, mi dà coraggio e avere l'affetto significa anche che c'è stima nei confronti della persona e questo mi incoraggia a riaffrontare questa nuova sfida, consapevole delle difficoltà che ho incontrato anche in questi anni, che fare il sindaco oggi non è semplice, però quando c'è passione, c'è amore per la propria città e c'è il calore delle persone, è tutto più facile.
Molti obiettivi sono stati annunciati poc'anzi durante il taglio del nastro. Secondo lei quali sono i tre obiettivi fondamentali che porterà poi da qui in avanti? Ma in 5 anni abbiamo investito per Fano 142 milioni e ovviamente non sono risorse della città, perché sarebbe inimmaginabile con i bilanci di cui dispone un comune come Fano. È stata la capacità, di cui mi vanto, di aver avuto, di essere stati bravi nel reperire risorse aggiuntive dalla regione, dal governo, dal CONI e soprattutto dall'Europa, cosa che non si era mai verificata prima. Quindi abbiamo dimostrato di essere anche competenti, di avere professionalità ed essere capaci di fare progettualità. E gli interventi e le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro, c'è ancora tanto da fare. E oggi non dobbiamo parlare del passato, ma dobbiamo parlare delle sfide che ci attendono, perché noi vogliamo ancora migliorare e io mi ricandido perché voglio far fare un ulteriore salto in avanti alla nostra città. Quindi i punti sono caratterizzanti, sono a cominciare dall'ambiente. Oggi c'è un'emergenza mondiale. Noi abbiamo già fatto tanto sull'ambiente, perché Fano, penso che in Italia ci siano poche città che hanno fatto operazioni come quelle che abbiamo portato avanti noi. Ricordo una su tutte: 175 tonnellate di amianto bonificato in tutto il patrimonio dell'amministrazione comunale. Io penso di essere l'unica città in Italia, forse mi sbaglio, ma se non è l'unica è una delle poche. Abbiamo fatto interventi per migliorare la qualità delle acque balneari con gli scolmatori portati al largo, la vasca di prima pioggia all'Arzilla, tutti i benefici che migliorano la qualità dell'ambiente, ma su questo dobbiamo aumentare la nostra sfida, vincere le nuove battaglie, perché c'è un'emergenza mondiale, come dicevo, e anche i grandi sistemi devono passare attraverso scelte che si fanno anche nelle singole città. Quindi sarà l'ambiente un elemento caratterizzante del nostro programma. Non a caso poche settimane fa ero a Bruxelles a firmare il patto dei sindaci, che è un impegno importante che voglio mantenere, e su questo abbiamo già iniziato delle azioni concrete. Poi la prosecuzione della città bella, la continuazione della riqualificazione del nostro centro storico, un intervento importante di riqualificazione del lungomare, che è dagli anni 80 che non viene riqualificato seriamente, un lavoro che prosegue sui nostri quartieri. Voglio ricordare che in questi 5 anni noi siamo intervenuti in tutti i quartieri, a cominciare dalle strade asfaltate, oltre 100 chilometri di strade asfaltate, altre 70 ne asfaltiamo adesso a primavera. Siamo intervenuti in tutti i giardini pubblici, in alcuni maggiormente, in alcuni meno, ma in tutti i quartieri. E abbiamo fatto anche una sfida di equità e di giustizia. C'erano alcuni quartieri, alcune frazioni dove ancora non arrivava l'acqua potabile. Bene, anche questo l'abbiamo portato a termine con gli ultimi investimenti e metteremo tutti nelle stesse condizioni, con l'estensione anche del gas metano. Poi adesso proseguiremo, e sta nei nostri obiettivi anche migliorare la qualità della vita con delle progettualità, come abbiamo fatto a Sant'Orso con un quartiere a misura di bambino. In ogni quartiere vogliamo ripensarlo e programmando nell'arco di 3 anni tutta una serie di investimenti, perché io non voglio dire bugie, bisogna essere consapevoli, sapendo che le cose hanno un percorso, occorrono anche dei tempi, però quello che dico si realizza. Tutto quello che ho detto 5 anni fa oggi si è realizzato. Alcune cose sono un po' in ritardo, ma tutte si sono realizzate e si stanno realizzando, perché penso sia il primo elemento di rapporto serio tra chi fa il sindaco e i cittadini. Una linea che ha ribadito più volte è quella di non voler utilizzare interventi spot. Che cosa significa? Beh, significa che quando non si amministra si racconta di tutto e di più, soprattutto si dicono anche bugie e falsità, e questo mi dispiace. A me piacerebbe confrontarmi sui contenuti veri, perché la gente deve scegliere chi fa proposte migliori e non sulle falsità. Ne ho sentite tante, dalla sanità sulla discarica, ma veramente pura invenzione in alcuni casi. E non mi piace fare interventi spot. Una buona amministrazione è quello che pensa ad una progettualità a lungo respiro, sapendo che alcune opere iniziano e non finiranno col termine del proprio mandato. Ma se uno fa questo, sa che lascerà una buona testimonianza e farà qualcosa per le generazioni che verranno dopo. Questo mi ha sempre caratterizzato. Il primo elemento è la serietà accompagnata all'onestà, perché io penso che chi
è chiamato, riceve la fiducia delle persone, non può tradirla, a iniziare dall'onestà e la serietà, e su questo penso di averlo sempre fatto. E poi va accompagnata la competenza, e su questo in questi anni ho dimostrato tanta competenza nei fatti, e aver trovato 142 milioni, e sono tutti soldi veramente investiti nella città, perché parlo di opere già terminate, in cantiere e appaltate a dicembre del 2018, significa avere professionalità. E pensate, solo dall'Europa noi abbiamo portato 7 milioni di risorse, passando da zero a 7 milioni. Qualora verrà eletto, ha pensato di inserire anche dal punto di vista della propria squadra un assessorato appunto per i disabili? No, c'è una. Io adesso non è che ancora si parla di assessori, però ho detto voglio essere il sindaco delle persone, e oggi posso dirlo perché l'ho dimostrato in questi anni. Sindaco delle persone significa mettere la persona al centro di ogni scelta che noi facciamo, a cominciare da quelle persone che rischiano di rimanere indietro. Quando una persona rischia di rimanere indietro, una comunità, un'amministrazione seria la prende per mano e si fa accompagnare. Ho delle persone di grande intelligenza, di grande esperienza, che in questo versante, in questo settore si vogliono impegnare, e questo mi fa piacere. Mi fa piacere perché hanno scelto me come persona affidabile, sapendo che possono investire le loro competenze per il progetto che sto portando avanti. E la persona deve essere sempre, e questo lo ripeterò all'infinito, al centro di ogni scelta. Per quanto riguarda la questione della clinica privata di Chiaruccia, lei ha dichiarato appunto che non si toglieranno appunto i posti letto. Sì, qui basta bugie, veramente. Ma quello che mi dispiace è che quando si lanciano delle falsità, delle bugie, poi si nascondono, lanciano il sasso e nascondono il braccio. A me piace confrontarmi con gli atti amministrativi, perché le chiacchiere sono una cosa e gli atti sono un'altra questione, sono la verità. E allora anche sulla sanità, tutto quello che mi viene da chi non ha mai amministrato, possono dire tutto, ma da chi ha amministrato prima di me e mi fa determinate accuse mi stupisce, ma comprendo che poi quando non si hanno argomenti ci si attacca a tutto, perché quelle accuse che rivolgono a me dovrebbero rivolgerle a loro stessi, perché certe scelte non riguardano questa amministrazione ma riguardano scelte fatte nel 2012, puntualizzando che determinate questioni non sono di competenza comunale ma sono di altri organismi. Ma quando ci si riversa su competenze non nostre, perché rimane difficile confrontarsi su altre questioni, ma io lo capisco, perché avere un avversario come me che tanto ha fatto per Fano rimane difficile criticarlo su cose serie con atti alla mano. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, verrà realizzato il nuovo palazzetto? Beh, anche su questo abbiamo fatto tantissimo, alcune opere sono ancora in cantiere. Qui c'è bisogno, anche per aiutare le nostre attività, a cominciare dal turismo, della destagionalizzazione. E non possiamo vivere solo con l'estate, ci manca una struttura importante, capace di fare eventi, iniziative che possono attrarre persone anche nel periodo invernale e in altri momenti dell'anno. Ci manca un impianto di 3.000 persone almeno, polifunzionante, dove si possono fare i congressi, dove si possono fare concerti e dove si possono fare eventi sportivi importanti. Questo mandato si è caratterizzato con la nuova piscina e il prossimo sarà col nuovo palasport. Abbiamo già individuato dove farlo, già individuato con quale percorso finanziario farlo, quindi dalla mia rielezione, dal giorno dopo, come ho fatto con le scogliere 5 anni fa, il mio impegno inizierà subito sulla progettazione, sul inizio del percorso per avere il nuovo palasport. Io penso una città che sia una città accogliente, contro certi pregiudizi, contro qualsiasi diversità.